Noi siamo in compagnia di Domenico De Giorgio, professore all'Università Cattolica. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, Alexandra, e agli ascoltatori. Allora, sicuramente abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare, però vorrei partire appunto con la corsa del petrolio, perché abbiamo visto un rally molto sostenuto che sta andando già da un bel po' di tempo, partito più o meno verso la fine del 2020. Sicuramente non mancano notizie positive con tutti i vaccini che abbiamo, poi l'amministrazione Biden ha definito anche la campagna vaccinale molto molto positiva negli Stati Uniti, poi la Gran Bretagna, ieri abbiamo sentito Andrew Bailey, il qui ha detto la stessa cosa per quanto concerne la Gran Bretagna. Beh, l'unica zona di cui non possiamo dire lo stesso è l'Europa, almeno per il momento. Certamente non è mai tardi migliorare la situazione, ma a che cosa è dovuta questa corsa del petrolio così sostenuta? Beh, in verità, chi mi segue su Twitter lo sa, il segreto di questo recupero poderoso del petrolio è legato ad una alchimia meravigliosa che è nata dalla combinazione di una enorme capacità comparto dei raffinatori, quindi delle raffinerie, dei trasformatori della materia prima in prodotto semilavorato e finito in Nord America ed in Europa, congiuntamente ad una inattesa operazione monolaterale dell'Arabia Saudita, che mentre l'OPEC Plus nel mese di gennaio ha deciso di mantenere invariato e poi aumentare gradualmente, in particolare Kazakistan e Russia, la loro quota di produzione, unilateralmente, proprio sull'andarsene di Trump, l'Arabia Saudita ha deciso di fare un, come dicono in francese, un beau geste, un buon gesto, unilateralmente tagliare 1 milione di barili di petrolio, ed il rally è partito effettivamente da lì. Sul finire di dicembre, quando tutti, me incluso, ci aspettavamo che l'OPEC Plus avrebbe dato seguito alla roadmap, no, concordata quando fu preso il grande passo di fare questo mega taglio di 7 milioni di barili di petrolio di produzione al giorno nel mese di aprile del 2020. E ci aspettavamo che in concomitanza col progressivo riprendere quota della domanda, che pian pianino, specialmente sul fronte commerciale e specialmente sul fronte marittimo, dove c'è una fortissima domanda, specialmente dal Far East, dalla Cina, che sta accumulando petrolio nelle sue scorte strategiche, ma soprattutto non ha sostanzialmente sofferto, se non per un trimestre, il crollo del commercio internazionale, quindi il tipo di carburante che serviva, cioè quello destinato alla propulsione delle navi, ha tenuto a galla un settore che però ha visto scendere la domanda aggregata a livelli ancora ben inferiori a quelli dell'anno scorso. A questo punto siamo circa a 8 milioni di barili di petrolio di domanda al giorno in meno rispetto al periodo pre-Covid, ecco. Per cui questo gesto unilaterale dell'Arabia Saudita, che ha sorpreso tutti, me incluso, si sono dichiarati i custodi del petrolio, così si può, dire che si sono sacrificati. O no? Ma in effetti è un tema dibattibile questo, perché bisogna capire se vendere meno a un prezzo più alto rispetto a vendere di più a un prezzo più basso sia in effetti un sacrificio. Non dimentichiamo che alla fine i barili vengono venduti sul mercato e non è questo ovviamente il prezzo che intascano gli arabi o nessun altro. Noi vediamo i prezzi dei futures su due benchmark internazionali, ma poi il prezzo pagato all'Arabia Saudita, al Qatar, all'Iraq, non è mica quello che vediamo in pagina, è il prezzo dei cargo, che è tutto un altro mondo da quel punto di vista. Per cui, ecco, la situazione si è dipanata in maniera molto inattesa dopo questo milione unilaterale di taglio da parte dell'Arabia Saudita. E siccome questo milione di barili in meno perdurerà almeno fino a marzo incluso, ecco che la situazione di deficit artificiale, per carità, artificiale, ma rischia di perdurare fino all'estate.
deficit tra domanda e offerta, intendo dire. Per cui stiamo assistendo a una cosa molto molto paradossale, dove una riduzione artificiale della offerta, ulteriormente ridotta per i prossimi 2-3 mesi da questo taglio laterale, monolaterale da parte dell'Arabia Saudita, sta causando, in un contesto di domanda di 8 milioni di barili di petrolio in meno rispetto al normale, un tightening, cioè una riduzione del livello di scorte globali, al quale fenomeno, e poi mi fermo, si aggiunge quella che in apertura definivo l'operazione miracolosa da parte delle refiners, specialmente in Nord America, che da maggio-giugno 2020 in poi sono effettivamente riusciti a fare un'operazione miracolosa in quella che è il decumulo delle scorte di prodotti finiti, alle spese ovviamente di un accumulo abnorme di scorte di prodotto grezzo di petrolio, che poi nel corso della seconda parte del 2020 è stata man mano come dire, gestita per poter primariamente abbattere quello che era uno stock immenso di benzina e diesel. Pensate, per darvi un ordine di grandezza, che a un certo punto le scorte di benzina per gli Stati Uniti erano arrivati a coprire 52 settimane di potenziale domanda. Normalmente le scorte coprono 22 settimane, quindi erano più del doppio del periodo medio degli ultimi 5 anni queste scorte, e quindi le raffinerie effettivamente hanno fatto un'operazione veramente notevole, della quale ho parlato su Twitter mesi fa, e perché è stata effettivamente come dire, la parte fondamentale dell'equazione di domanda e offerta, che è stata gestita in maniera molto 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 lungimirante. Poi ha avuto questo boost da parte dell'Arabia Saudita, e quindi il motivo per il quale la parte anteriore della curva, siamo in backwardation paradossalmente, dei futures, si sta muovendo in questa maniera, è proprio questa situazione paradossale nella quale, con 8 milioni di domande in meno al giorno, il mercato è staffato in termini di offerta, diciamo così. Quindi possiamo dire che comunque questa performance potrebbe perdurare nel lungo termine. Intanto ti chiedo anche, dov'è il fattore Cina? Ce lo siamo un po' dimenticati? Il fattore Cina, la Cina, ma del resto tutto il Far East, da un punto di vista di domanda aggregata di petrolio, non ha mostrato particolari segni di cedimento. La Cina ha effettuato dei poderosi acquisti in riserve strategiche lungo sostanzialmente il secondo ed il terzo trimestre del 2020, sostanzialmente portando sul mercato quella domanda che in quel momento languiva dal punto di vista come dire, delle rotte commerciali e dell'aviotrasporto. In questo momento la Cina sta giocando una partita, come dire, dal punto di vista energetico molto cauta, nel senso che in Cina ci sono due macrosistemi di consumatori di petrolio, le raffinerie e le mega cap di promanazione statale, PetroChina per esempio, e poi una miriade, un nugolo di raffinatori indipendenti, cosiddetti teapots, che però nel corso degli anni hanno guadagnato, come dire, delle carte un pochino superiori in termini di libertà d'acquisto di petrolio sul mercato internazionale, e quindi nella parte iniziale dell'anno tendono ad accumulare molto in termini di materiale grezzo, per poterlo poi trasformare e rivendere nei mercati locali durante il corso dell'anno. Ecco, quest'anno questa operazione, tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021, sta avvenendo in un regime di prezzi in rialzo, il che non fa molto bene ai margini di queste piccole realtà, piccole rispetto ai giganti statali ovviamente. Sì. E questo quindi potrebbe essere un fattore di domanda che verrà meno durante il prosieguo del 2021, per cui la scommessa sulla ripresa del Nord America e dell'Europa diventa ancora più aggressiva, quindi sì. L'incognita Covid rimane ancora più in gioco a questo punto.
Allora, ultimissima domanda per quanto concerne il mercato energetico, poi ci spostiamo verso gli altri mercati. Volevo capire se fosse possibile che il rally che abbiamo visto, questo short squeeze di cui abbiamo parlato più volte, ma anche con te settimana scorsa, che si era spostato da GameStop, AMC e BlackBerry verso l'argento, si possa spostare anche verso il mercato del petrolio o è troppo grande, cioè nel breve termine è possibile? Ah, è una domanda che mi prende un po' di tempo per rispondere. Direi di no, comunque, direi di no, perché prevalentemente il tipo di piattaforme utilizzate da questi retailers, da questi redditors, come si chiamano, non consentono a queste piattaforme l'acquisto di prodotti derivati, prevalentemente in ragione della inesperienza dei partecipanti, per cui le forze d'acquisto si scaricano sugli ETF. Gli ETF sappiamo che sono, come dire, una macroclasse di strumenti che sono molto ben monitorabili e possono, dopo l'esperienza tragica del 2020 col caso del WTI, hanno imparato molto bene a spalmare lungo la curva dei contratti futures il contratto al quale ancorano il valore della loro quota, motivo per il quale non entro nei dettagli tecnici perché nessuno potrebbe, come dire, avere la pazienza di seguirmi a questo punto, comunque ritengo che uno short squeeze su quel mercato tramite gli ETF è vastamente improbabile. Ok, perfetto. No, era un punto a mio avviso abbastanza interessante. Poi ne abbiamo parlato anche con i nostri ospiti internazionali perché il rally da un certo punto si è spostato dagli equities verso le commodities che sta rallentando, come possiamo vedere sia a livello di equities sia a livello di commodities. Intanto torniamo velocemente in Italia perché oggi è la seconda giornata di consultazioni per Mario Draghi, il premier incaricato è arrivato a Montecitorio poco dopo le 10. Un aggiornamento velocissimo, il programma della giornata prevede consultazioni con Leo Italia Viva, Fratelli d'Italia, PD e Forza Italia. Domani sono attesi Lega e Movimento 5 Stelle. Ovviamente domani dovrebbe essere comunicata già la decisione, ovvero l'esito di queste consultazioni. Una cosa che mi ha impressionato è i nostri ospiti americani, che di solito gli Stati Uniti sono molto chiusi, nel senso che li interessano soprattutto le notizie a livello Stati Uniti, non li interessa più di tanto ciò che accade in Europa. Però uno dei nostri ospiti, che tra l'altro è FX Strategies, stava parlando dell'impatto che potrebbe avere Mario Draghi sui mercati, attenzione, europei, non italiani, e soprattutto sull'euro. Quali invece la tua valutazione, che cosa vorrebbe dire Draghi Premier a livello europeo? Direi il bello di essere credibili. Ecco, le banche centrali dagli anni 80 in poi, da quando il signor Volcker è arrivato alla testa della Fed, per combattere quella inflazione, quella iperinflazione negli Stati Uniti, è un fenomeno veramente strano, hanno sostanzialmente lottato per anni per guadagnare credibilità. Ora, la credibilità è un bene intangibile su cui si fonda tutto, tutto. Nei mercati finanziari, in particolare nella gestione della politica monetaria, la credibilità è tutto. Più che i fatti, vale la credibilità. Il fatto che Mario Draghi ci regali come paese quella che è la sua credibilità personale, di fatto fa beneficiare di quella che si chiama in gergo tecnico una esternalità positiva tutto il comparto italiano. Ora, siccome l'Italia, in termini ovviamente rispetto al PIL, è il più grande emittente di debito a livello europeo, nonché il più grande beneficiario di fondi presi a prestito dall'Europa e poi consegnati attraverso vari meccanismi, grants oppure loans, al nostro paese, ecco che non ci vuole molto per capire che l'effetto Draghi si scarica in un clima di maggior rilassatezza sugli spread, sui differenziali di rendimento del debito pubblico dei vari paesi simili a quelli alle condizioni italiane, quindi Spagna e Portogallo, il che rende l'onere del debito per l'intera Europa più sostenibile.
Quindi il bello della credibilità è proprio questo, che ti fa vedere in maniera tangibile il valore di un asset intangibile, cosa di cui l'Italia oramai deficita da 25 anni, diciamo, sì, 25 anni. Beh, è una risposta sicuramente davvero soddisfacente, quindi una domanda un po' più verso i mercati che rispetto alla situazione politica, ma possiamo aspettarci nuovi massimi, soprattutto per quanto riguarda l'indice italiano, visto che la credibilità è importante soprattutto per gli investitori internazionali? E allora la domanda qui diventa perigliosa, perché la credibilità è il tratto di Draghi. La traduzione in atti sarà una missione italiana. Ora, il merito di Draghi è proprio quello di aver messo a disposizione la propria credibilità. Lo ha fatto alla Banca Centrale Europea, come si dice in inglese, comprando tempo, affinché la politica facesse le riforme. Ogni sua conferenza stampa si concludeva con questo ritornello di cui io dal 2015 ho twittato ogni giovedì. È fondamentale che affinché i paesi beneficino a fondo delle operazioni straordinarie della Banca Centrale, è fondamentale che i governi attuino le riforme strutturali, cosa ovviamente mai effettuata. Ora, il tema è, con un chief in command come Mario Draghi, che non è un premier all'inglese o anglosassone, è premier di una coalizione politico-tecnica in una repubblica parlamentare col bicameralismo perfetto ed un apparato amministrativo burocratico elefantiaco autoconservante. La sfida sarà quella di rendere traducibili in atti cose che strutturalmente, se non per il piccolissimo periodo della esperienza Monti, molto diversa sotto mille punti di vista da quella di Draghi, e ancora prima sotto l'esperienza Ciampi, alla quale mi sentirei di paragonare più da vicino l'esperienza Draghi attuale, ecco, tranne quei due momenti di crisi di riforme strutturali in Italia non se ne ha notizia. Ora la sfida è vedere se Draghi riuscirà, grazie alla sua finissima abilità politica, perché tanti lo chiamano tecnico, ma Mario Draghi è un finissimo politico, basti ricordare le battaglie che ha condotto con Weidmann in Banca Centrale, che poi portò anche alla autoestromissione di Axel Weber, un altro membro del board della Banca Centrale Europea tedesca, anche lui un grandissimo falco che cedette dimettendosi addirittura dalla Banca Centrale Europea. Per cui, ecco, Mario Draghi è un uomo che sa toccare i tasti, diciamo, politici. Alla guida della Banca Centrale abbiamo una politica, la signora Lagarde. In Italia non c'è un tecnico, c'è un politico alla guida del governo, ma un politico di un livello che francamente è potrebbe fare tutto da solo, effettivamente. Grazie mille della tua analisi, Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica. Grazie per essere stato con noi e buon weekend. Altrettanto, buon lavoro e buon